amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una lettura generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la stesa e in descrizione trovate il link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate il link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso andiamo a scoprire come andrà la vostra settimana con le energie principali. A volte con il taglio può saltare fuori un tema che può essere dominante, un qualcosa di importante che dovete sapere. In questo caso abbiamo il bouquet e il cuore. È vero che quando si tratta di incontrare in una lettura il cuore, si può parlare di amore, certo, di un'intesa, di qualcosa di molto bello a livello sentimentale, ma non solo, anche a livello di amicizia. E, però ci può essere, data anche la presenza del bouquet, qualche soddisfazione, qualcosa che può arrivare magari in una passione, in un hobby, nel lavoro, insomma, in un qualcosa che a voi sta molto a cuore, quindi non si tratta soltanto di questioni sentimentali, ma proprio di amore e passione verso ogni situazione e ogni cosa. All'arrivo di soddisfazioni non solo, ma anche di riuscire a risolvere dei problemi oppure ottenere apprezzamenti o anche degli inviti, delle novità che possono riguardare appunto queste passioni. Vediamo cos'altro vogliono dirvi. Quindi già si prospetta, almeno come tema principale dominante della settimana, qualcosa di piacevole. Poi troviamo per voi il cane, questi topolini che sono un po' fastidiosi, e poi abbiamo il gentiluomo o questo fatino bellino. E che cosa vogliono dirvi? Queste sono le energie principali che di solito si possono sfruttare in base alle varie situazioni. Che ci sia al centro questa carta dei topi, è vero, è un po' fastidiosa, però non vuol dire che, cioè, tutta la settimana sarà così. È magari l'umore, un po' la stanchezza, non vi piacerà assolutamente perdere tempo, ma all'Ariete di solito è così, non ci piace perdere tempo, o chi ci importuna, o chi ci dà fastidio. Questa potrebbe essere una settimana, purtroppo, che queste emozioni, queste sensazioni potrebbero dare ancora più fastidio. Però al di là di tutto abbiamo visto che è in arrivo qualcosa di molto bello, di molto positivo. Può provenire dal nostro impegno, dalla nostra fiducia e costanza che stiamo mettendo in campo, sia per risolvere sia per portare avanti un progetto, o può provenire anche da un rapporto, da una relazione, in questo caso con le persone più strette o anche a livello di amicizia. Che ci sia il gentiluomo è anche una carta che si riferisce alle nostre stesse energie, cioè di essere pronti, determinati, agire immediatamente, perché è un'energia maschile, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è lo stesso, ci chiede proprio di sfruttare questa energia maschile. Segno di fuoco, lo potete sfruttare assolutamente. E poi un'altra cosa importante è che si può avere a che fare con una persona che può sostenerci, può aiutarci o in qualche modo sarà determinante in questa settimana. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente per voi sono i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Questi sono quelli proprio principali, abbiamo un pochetto anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono nell'ambito amore, coppia, single, poi vedremo il lavoro. Abbiamo la carta ammalato.
Non è necessariamente una carta negativa, può essere che ci sia un po' di stanchezza, un po' di pesantezza, di allontanamento, nel senso qualcosa che è conflittuale, oppure non c'è tanto desiderio, tanto slancio purtroppo in questa settimana. Ma può essere una cosa passeggera, magari di qualche ora, di qualche giornata, forse ci sono appunto delle problematiche che, essendoci anche la gran consolazione e la stanza, verranno risolte immediatamente. Non solo la gran consolazione porta anche un qualcosa in più perché è una carta di felicità, non solo di andare a superare queste difficoltà, ma è una carta che può indicare spostamenti, viaggi, organizzare qualcosa di bello tra di voi e anche migliorare la capacità di comunicazione. Probabilmente vi servirà tanto per sistemare alcune cose, soprattutto a livello di casa, a livello di situazioni importanti, a livello anche di rinvigorire la passione stessa e non solo, tutte le cose che riguardano, diciamo, la stanza sono proprio cose a livello personale, ma non solo, può essere anche lavoro se lavorate da casa. Ecco, questo può essere un ulteriore esempio. Per i single troviamo la carta del ladro. Spesso una carta antipatica, purtroppo sì, perché ha a che fare con le incomprensioni, con delle persone, avere a che fare con delle persone inaffidabili, sfuggenti. Quindi, cioè, se state frequentando qualcuno, magari questa persona sfugge, si dà di nebbia, si programma, ci si sente, forse non risponde, insomma, queste robe qui. È vero che potrebbe essere anche una vostra energia nei confronti di qualcuno, se c'è qualcuno che vi dà fastidio e che vi importuna. Altrimenti, se appunto dovesse essere un'altra persona, effettivamente queste carte vedono una nuova situazione, qualcosa che è in evoluzione, perché la carta del viaggio non è solo la carta degli spostamenti, questo è vero, ma è una carta di cambio di posizione, di idea e di direzione e di comunicazioni. Quindi qualcuno che è stato sfuggente con voi, ecco che ritornerà alla carica oppure magari si era allontanato. Non solo, siccome spesso la carta poco antipatica del ladro ha a che fare con le bugie, con le cose nascoste, con l'inganno, può anche darsi che possiate venire a conoscenza di un qualcosa che è stato nascosto, che non è stato detto. Sono carte comunque queste o positive o di pacificazione, però ricordiamoci sempre che è una lettura limitata alla settimana, quindi se questa persona caratterialmente o per vari motivi è fatto in questo modo, appunto, che alcune cose si possano sistemare magari solo nell'arco della settimana. Adesso ovvio che sono stesure generiche e voi potete capire in base a quello che state vivendo. Se non c'è proprio nessuno, effettivamente si potrebbe avere a che fare o con una persona che sentite e vedete ogni tanto qua e là, o magari anche a volte una nuova conoscenza e che potrebbe essere interessante, però non ancora, è ancora in una fase di evoluzione. Probabilmente ci sono delle circostanze che devono essere ancora viste e valutate. Per quanto riguarda le cose fisiche, materiali e del lavoro, è ovvio che se siete in vacanza, probabilmente, ecco, la morte può indicare uno stacco dal lavoro, quindi di non considerare queste cose, assolutamente no, è che potreste comunque venire a conoscenza, avere delle idee, valutare delle cose che state cercando di mettere in moto poi una volta rientrati al lavoro, oppure se state continuando a lavorare c'è un qualcosa che è in fase di cambiamento. Questa è di solito un cambiamento abbastanza veloce, abbastanza drastico, una trasformazione che ha a che fare o con il vostro lavoro stesso o con degli atteggiamenti
che volete cambiare nei confronti del lavoro o anche nei confronti di qualcuno. Può sembrare una carta antipatica? No, effettivamente no, è molto forte come cambiamento. A volte magari anche, tra virgolette, doloroso, però sapete di dover fare una cosa per il vostro bene, e cioè per aprirvi a nuove situazioni. Questo soprattutto per chi è in cerca di lavoro e chi vuole fare veramente grandi, grandi cambiamenti, di pensarci adesso, di valutare se c'è magari da coinvolgere qualcuno, se c'è magari da chiedere qualche consiglio, ovviamente utile alla vostra causa. Quindi questo è il momento giusto per fare tutte le vostre considerazioni e pianificazioni, qualsiasi situazione voi state vivendo, ovviamente in ambito finanziario, economico e lavorativo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!